Buonasera a tutti. È un piacere per noi poterci esibire davanti a voi e a questo meraviglioso pubblico in questa importantissima occasione. E vi presenteremo i brani di volta in volta e, come ha già detto Claudio in modo eccellente, il programma si articolerà tra la musica del grande virtuoso del violino, ma non solo del violino, anche della chitarra, Niccolò Paganini e Ennio Morricone. Inizieremo questo mini concerto, non è un concerto vero e proprio omaggiando Niccolò Paganini. I brani che ascolterete sono la sonata concertata, scritta per violino e chitarra, e il cantabile, sempre scritto per violino e chitarra. Una piccola curiosità che forse non tutti sanno è che Paganini, conosciuto dai più, da quasi tutti noi, come un grandissimo virtuoso del violino, forse il più grande virtuoso della storia, suonava molto meglio la chitarra del violino. Lui ha scritto un'infinità di composizioni per chitarra, e soltanto che, come lui stesso diceva, nei suoi concerti si esibiva praticamente in giro per l'Europa con il suo violino, perché con la chitarra guadagnava meno e quindi decise di dedicarsi al violino. Ma la sua passione per la chitarra rimase immutata nonostante non suonasse nei concerti. Quindi scrisse un insieme di lavori, un'infinità di lavori per chitarra sola e anche per chitarra ed altri strumenti come il violino in questo caso. La sonata concertata è divisa in tre movimenti, un allegro, un adagio e un allegro. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
nostro omaggio a Niccolò Paganini, passiamo a un altro omaggio che viene fatto a un grandissimo compositore, ahimè di recente scomparso, che non ha bisogno di grandi presentazioni, che è Ennio Morricone. E i brani che vi proporremo sono, anche questi non hanno bisogno di grandissima presentazione, e sono una trascrizione per chitarra e violino della colonna sonora, di parte della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Quindi ascolterete Nuovo Cinema Paradiso, Maturità, Prima Gioventù e Tema d'amore. Buon ascolto. Thank you.
vogliamo dilungarci troppo, quindi vi annuncio l'ultimo brano, che è un brano di un compositore molto famoso, che è Jacques Ibert, e che ha arricchito il repertorio per la chitarra, e non solo per la chitarra, perché in questo caso è un brano di musica da camera per violino e chitarra, e l'Entr'acte, Jacques Ibert. Grazie, buon ascolto. Il nostro grazie e il nostro applauso per Diego Campagna e Alesia Rusina. Grazie per averci dedicato questi splendidi momenti musicali. Grazie davvero. Vi faccio una domanda. Li facciamo andare via così
o aspettiamo altri 2-3 minuti per sentire magari un pezzo in finale nuovamente? Possiamo? Possiamo? Prego, grazie. Un altro applauso, perché qui abbiamo davanti a noi due musicisti di grande classe. Grazie di cuore. Allora suoniamo ancora un pochino. Cambiamo un po', ci allontaniamo un po' da Paganini e da Morricone e passiamo ad Astor Piazzolla. Anche Astor Piazzolla non ha bisogno di grandi presentazioni. Voi tutti sicuramente conoscerete i tanghi più famosi, dal Liber Tango a Oblivion o altri. Astor Piazzolla ha scritto anche lui, amava la chitarra, e ha scritto dei brani per chitarra sola, addirittura molto molto belli, e poi ha scritto anche questa suite che si chiama Histoire du Tango, che ripercorre un po' tutta la storia del tango argentino. E per chitarra e violino. E questa sera voi ascolterete Caffè 1930 di Astor Piazzolla, un tango meraviglioso ma meno conosciuto, tratto dall'Histoire du Tango. Buon ascolto. Thank you.
grazie. Non vorrei pestare il microfono. Grazie, grazie, grazie per questo vostro intervento, per questo meraviglioso, tu l'hai definito mini concerto, ma direi concerto a tutto tondo. Grazie. E quindi a questo punto cosa facciamo? Quella piccola cosina, piccina? Sì. No? Ma proprio di 35, 40, due minuti, quei due minuti. Grazie, un applauso. Faremo velocissimi, è solo perché ci fa piacere fare un altro piccolo omaggio a un altro uomo strepitoso e a un musicista e un artista altrettanto strepitoso, che è Ezio Bosso, anche lui da poco scomparso, e che penso meriti un applauso. E proprio un piccolo omaggio, però ci faceva piacere farlo. E Ezio ha anche composto, ha scritto della musica, parecchia musica, molto bella, chiaramente voi sapete che per pianoforte. Quindi abbiamo trascritto Following a Bird, uno dei brani più conosciuti suoi, e una piccola perla di pochi secondi. Buon ascolto e grazie ancora. Thank you.
grazie. Grazie, grazie di nuovo. Possiamo salutarli, ringraziarli per questo loro concerto. Diego Campagna e Alesia Rusina. Il nostro applauso. Grazie. Anche quest'anno, come